Oggi questi lavoratori sono in piazza, sono i lavoratori delle pulizie nelle scuole o degli appalti scuole belle. Stiamo parlando di un appalto Consip di 1,6 miliardi, a cui poi si sono aggiunti altri 400 milioni di proroghe, quando tutti gli enti più importanti, dall'anticorruzione, dall'antitrust e adesso anche le procure, hanno individuato degli indagati tra le ditte che partecipano a questi appalti, hanno detto che sono appalti illegittimi perché anticoncorrenziale, contro le proroghe e non si risparmia un bel niente. Allora qui siamo di nuovo a intervenire sulla manovrina del governo, perché hanno inserito altre proroghe alle stesse ditte, distruggendo i diritti dei lavoratori e tagliando ancora risorse, quando si potrebbero stabilizzare i lavoratori, come ha previsto una proposta di legge a prima firma Maria Mazzana del Movimento 5 Stelle. Quindi il Movimento continuerà a lottare, a portare in Parlamento la voce dei cittadini per rendere giustizia ai diritti dei lavoratori, alla qualità a scuola e al risparmio di spesa negli enti pubblici, perché si paga di più appaltando alle ditte che internalizzando il servizio con i lavoratori assunti nelle scuole. Io vi dico, ricordate le parole del poeta Lucrezio, il filosofo romano Lucrezio, che diceva: la goccia d'acqua scava la roccia non per la sua forza, ma per la sua costanza. Quindi un primo applauso va a voi che in questi anni avete mantenuto la costanza di continuare a difendervi in questa procedura. So che non ce la fate più, su di noi potete contare, perché ogni volta che avete fatto una manifestazione, un'iniziativa o c'è stata una denuncia da portare in Parlamento, noi l'abbiamo fatto e quindi continueremo a portare avanti i diritti dei lavoratori che sono stati calpestati da 20 anni di mala politica da chiunque ha governato, centrodestra e centrosinistra. Grazie Luigi.